Una bella manifestazione che intanto ha segnato un punto originale per la lotta dei precari, perché in passato la cosa più negativa era la frammentazione, per cui ogni pezzo del precariato insisteva sul proprio percorso senza trovare un punto di unità. Questa volta, con uno sforzo devo dire apprezzabile, si è cercato di dare una veste unitaria, e cioè non agevolare quello che un po' in questi anni è stata la politica dei governi tutti, di dividere i precari e in questo modo rendere molto debole la loro posizione, per cui cioè, quelli che hanno fatto il concorso del 2020 puntano su quello che loro hanno giustamente ottenuto, quelli del 2022 fanno la stessa cosa, i triennalisti fanno la stessa cosa, quelli del sostegno la stessa cosa. Ora sono tutte posizioni rispettabili, ma il risultato pratico è che in questa divisione finisce che vincono i governi. Questa volta c'è una proposta unitaria che intanto parte da un presupposto: bisogna aumentare vistosamente i posti stabili, perché i posti ci stanno, tant'è che poi i precari vengono assunti per quell'anno lì, però poi non vengono stabilizzati, per cui in questo modo ovviamente i governi risparmiano un sacco di soldi, perché questi precari rimangono sempre al primo step, al primo come stipendio, e per giunta nei mesi estivi non ricevono lo stipendio completo. La seconda cosa fondamentale è diminuire il numero di alunni per classe, perché tutti convengono che diventa sempre più difficile in queste classi insegnare, per i motivi che ben sappiamo, le difficoltà che sappiamo, e anche questo aumenta i posti per la stabilizzazione. Detto questo, però, poi ci sono delle questioni specifiche, e in particolare il fatto che i precari vengano assunti anno per anno attraverso questo meccanismo diabolico dell'algoritmo, cioè un meccanismo matematico che in teoria dovrebbe dare a ognuno il suo, ma in realtà, proprio come tutti questi meccanismi matematici astratti, finisce per creare una marea di problemi, una marea di contestazioni, una marea di ricorsi, per cui poi i precari arrivano a scuola e a insegnare con un notevole ritardo. Non è accettabile contemporaneamente il fatto che debbano pagare per acquisire punteggio, eccetera, facendo ulteriori corsi e così via a pagamento, e in questo modo rendono ancora più difficile l'assunzione e la stabilizzazione. Cosa serve per uscire da questo impasse? Appunto, queste cose che dicevamo: aumento dei posti stabili, diminuzione del numero di alunni per classe, aumentare decisamente il periodo di stabilizzazione per tutti, non contrapporre un pezzo per un altro pezzo, ma dare a tutti quello che meritano e che hanno, evitare questa storia dell'algoritmo che finisce per creare dei meccanismi diabolici, e evitare anche questa lotta per cui ti devi guadagnare, devi comprare dei corsi per avere più punti e scavalcare gli altri, che però, e infine stabilizzare la cosa attraverso il doppio canale, per cui una parte entra con il percorso per gli anni che ha insegnato e un'altra parte attraverso i concorsi.